Allora, l'esame si è svolto. Prima parte sull'elaborato di greco e di latino, perché io faccio il liceo classico. Poi una seconda parte che invece iniziava con un documento. Nel mio caso è stato un documento di inglese sull'inizio di The Wasteland. A quello poi ho collegato le altre materie. Poi alla fine abbiamo avuto una parte, invece mi sono dimenticato che fra l'elaborato e la terza parte c'era un testo di italiano di cui bisognava parlare. L'ultima parte era una sull'alternanza scuola-lavoro, di dove parlavamo noi, decidevamo noi come gestircela, e l'ultima domanda, comunque domanda a piacere, su cittadinanza e costituzione. I professori sono comportati bene? Benissimo, non avrei potuto chiedere di meglio, veramente, veramente benissimo. Voglio andare lì e abbracciarli tutti fortissimo. Tanta ansia prima, perché comunque sia l'esame è sempre un'ansia, un po' per tutto, un po' per i dubbi, soprattutto quest'anno che abbiamo saputo all'ultimo come sarebbe andata, che non ci sarebbero stati gli iscritti soprattutto, e quindi l'ansia c'è sempre, però alla fine è andata bene, sì, è andata bene, e ora ovviamente siamo un po' tutti sollevati, quelli che abbiamo dato gli esami, perché anche essendo stati primi c'era un po' di dubbi riguardo a come sarebbe andata, però comunque ora... Quanto è durato? È durato quasi un'ora, anche forse un po' di più, però comunque se il tempo all'interno dell'aula passa velocemente, quindi sinceramente no. Cioè, credevo, ovviamente l'esame si crede sempre che sia una cosa sempre molto più complicata, invece alla fine poi quando uno l'ha fatto vede che non è così tanto un problema. Un consiglio ai tuoi compagni? Di stare tranquilli, perché poi quando uno è dentro a quell'aula passano tutti i dubbi, tutte le ansie che c'erano prima, e pensi solo a quello che ti stanno chiedendo, quindi ti ritorna tutto in mente, e quello che la sera prima ti sembrava non sapere poi alla fine lo sai. Da 1 a 10 il voto professori? Allora, ci sono professori che sono stati più disponibili in questo periodo, ma comunque sia anche durante 5 anni, quindi che uno ha avuto sempre dei rapporti belli, che io con alcuni ci ho parlato fino a ieri sera, quindi allora gli darei 10. Altri invece che non sono stati disponibili, o non solo in questo ultimo periodo, ma comunque sia anche nel resto dei mesi, quindi a loro sinceramente non darei un voto abbastanza alto. Bene, bene, alla fine è stato duro, ma ce l'abbiamo fatta. C'è da dire altro, finalmente dopo quest'anno molto difficile è andata bene, speriamo, vedremo, però è andata. È stata molto dura, abbiamo avuto tempo di studiare perché con la quarantena quello dovevamo fare, e no, tutto sommato siamo stati anche fortunati col tempo, ci hanno dato più tempo per studiare gli argomenti dell'esame, insomma. Okay. Penso 50 minuti, un'ora, cioè il tempo che era stato stabilito. Come ti sei trovata? No, mi sono trovata bene, poi i professori ci hanno messo a nostro agio, ci hanno fatto qualche domanda in più, ma principalmente abbiamo seguito l'ordine che era stato stabilito. Ti aspettavi una cosa del genere, o forse un po' più difficile? Più difficile, forse. Ecco, cosa vuoi consigliare a chi deve dare l'esame? Tipo a me? Non so cosa mi consiglio. Sì, cosa gli consigli? Di studiare prima di 2 giorni prima, come ho fatto io. No, ma era preparata. No, io sono fra un po' di tempo e ho un po' d'ansia, sì, tanto. Però appena visto il suo esame mi sono sembrati molto, molto bravi comunque, sì. E anche lei. Senti, la mascherina si porta? Sì. Ma perché stavi piangendo? Ah, no, durante l'esame non si porta. Ah, non si porta, ok, la mascherina non si porta. E come mai stavi piangendo? È scarico? No, sì, anche. Attenzione. Cos'altro? No, vabbè, il fatto di lasciare la scuola. No, non c'è un poverino. Dai, tranquillo.